Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Il Vangelo di questa domenica, diciottesima del tempo ordinario, ha un messaggio essenziale che è talmente chiaro che in realtà non ha bisogno di interpretazione. Anche la preghiera di colletta di questa domenica ci fa chiedere a Dio di non lasciarci dominare dalla cupidigia e dall'egoismo, ma di cercare sempre ciò che vale davanti a Lui. La ricchezza dà alle persone, ad ognuno di noi, una certa sicurezza, permette di disporre della propria vita, di non dipendere completamente dagli altri, di organizzare la propria sfera di vita, di occuparsi di cose che fanno piacere, di concretizzare grandi missioni o grandi scopi. In questa misura i beni sono necessari per una giusta esistenza. Gesù non mette in questione il buon impiego dei beni e delle ricchezze, ma afferma che beni e ricchezze portano gli uomini e le donne a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a pensare di essere assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la morte, e a soddisfare i piaceri di questo mondo. Per molti uomini e donne il successo materiale è il simbolo della benedizione di Dio. Pensano di aver compiuto bene il loro ruolo nella vita quando conquistano ricchezza e considerazione, e che Dio non possa pretendere di più da loro. La ricchezza deve essere per ognuno un mezzo di azione, un mezzo per impegnarsi anche per gli altri. Può ciò che è destinato a svanire diventare il fondamento stabile su cui costruire la vita? Vi lascio all'ascolto della pagina del Vangelo, La Bella Notizia, e poi a seguire la riflessione di Monsignor Luigi Manzi, Vescovo di Andria. Arrivederci a domenica prossima. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse: «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Cari amici della Bella Notizia, ancora una volta vi do il cordiale saluto e il benvenuto a questo momento di ascolto e di riflessione sulla parola del Vangelo che il Signore domenica per domenica ci dona, ci offre. In questa domenica la parola del Vangelo ci riporta un dialogo avvenuto tra Gesù e uno della folla, dice genericamente il testo, il quale va da Gesù per chiedere di mettere i buoni uffici, di aiutarlo a risolvere un problema di eredità. Che cos'era successo? Era successo che con la morte di un padre, due fratelli litigavano
per la divisione della eredità. C'era il fratello, forse il grande o il piccolo, non sappiamo. C'era uno dei fratelli che aveva preso tutto per sé nell'eredità del padre, lasciando il fratello a bocca asciutta, diciamo, no? E allora questo signore, che era rimasto senza nessuna parte nell'eredità del fratello, del padre, va da Gesù a chiedere di mettere i suoi buoni uffici. Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Quante volte queste situazioni c'erano, ci sono e ci saranno? Quante famiglie si spaccano quando arriva il momento della divisione dell'eredità? Quanti dispiaceri, quanti dispetti, quante cattiverie piccole e grandi accadevano e accadono. Quando si tratta di dividere l'eredità, allora viene fuori il peggio di noi. E Gesù si sottrae a questa richiesta, gli dice: o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore fra voi? Perché vieni da me a fare da giudice? E poi aggiunge, Gesù prende spunto da questa situazione per dare il suo insegnamento e dice: fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. Allora la pagina del Vangelo ci chiede di riflettere un po' su questi atteggiamenti che sono molto comuni, molto frequenti nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre famiglie. Quando muore un padre e bisogna dividere l'eredità, e molto spesso tra fratelli succede liti, discussioni, a volte ci si allontana, si arriva a non salutarsi più, a perdere ogni contatto. Tutto perché c'è questo atteggiamento che non è compatibile con chi ha fatto la scelta di vita cristiana. La cupidigia. Che cos'è la cupidigia? La cupidigia è un attaccamento smodato, sregolato ai beni. Il desiderio di avere per forza di più, senza limiti, senza regole da osservare, ci rende capaci di fare delle ingiustizie, di compiere delle cattiverie. E se poi le devo compiere verso un mio fratello, una mia sorella della mia famiglia, poco importa. L'attaccamento ai beni mi porta a desiderarne sempre di più, a qualunque prezzo, a qualunque qualunque conseguenza, sul piano proprio dei rapporti. Perché a quel punto l'avere di più, l'abbondanza dei beni, diventa valore primo, valore assoluto, che fa passare in secondo ordine e addirittura fa uscire completamente fuori scena altri valori, che sono la fraternità, che sono la giustizia, che sono la verità. Insomma, diciamocela tutta proprio com'è: l'attaccamento ai beni a volte ci acceca. Cosa succede quando uno è accecato? Non vede più. Non vede più, va a sbattere. Così a volte accade che noi siamo accecati dai beni, dalle cose, dagli oggetti, da ciò che vale sul piano economico, finanziario o anche sul piano del, che voglio dire, del potere, della grandezza umana. E una volta accecati non vediamo più con chiarezza dove il bene e dove il male, dove è giusto e dove non è giusto. La cupidigia è una brutta malattia. E Gesù allora ci dice: state attenti, perché evidentemente quei due fratelli stavano litigando perché uno dei due aveva compiuto delle scelte, dei comportamenti che si era messo contro il fratello,
fratello è andato a ricorrere da Gesù perché mettesse i suoi buoni uffici. Dice Gesù, ma non è con i buoni uffici, deve cambiare il cuore. L'approccio ai beni terreni deve essere sempre un approccio accompagnato da una considerazione di giustizia, di verità, di amore degli altri, di rispetto degli altri. Il bene terreno, il denaro, la ricchezza, non è unico bene, non è bene assoluto. Ci sono altri beni. Per esempio, la fraternità è un bene, è un valore. Per esempio, la giustizia è un bene, è un valore. E io non devo giocarmi tutte le carte della vita unicamente per rendere abbondanti i miei beni compiendo ingiustizie nei confronti di altri, facendo vere e proprie cattiverie, in fin dei conti derubando l'altro di ciò che gli spetta. Ecco, cari fratelli, davvero la parola del Vangelo ci viene a scoprire in un punto delicato della nostra vita di fede, cioè il rapporto che noi abbiamo con i nostri beni. Gesù ci dà la sua verità. Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. La quantità dei nostri beni non aggiunge e non toglie nulla a quella che è la nostra vita, che è una vita di comuni mortali. Perché al di là di quello che possiamo costruire, possiamo raggiungere e costruire anche imperi immensi, ma c'è una realtà con cui bisogna fare i conti. Ed è la realtà della morte. Il fatto che la nostra vita non è eterna e prima o poi, in un modo o nell'altro, bisogna lasciare tutto. E allora, visto che bisogna lasciare tutto alla fine, perché aspettare la fine per lasciare tutto? Non possiamo gestire l'uso dei beni in maniera più giusta, in maniera più corretta, della giustizia, della verità, della carità. E allora Gesù, per spiegarsi come fa sempre, racconta una parabola. La campagna di un uomo ricco e aveva dato un raccolto abbondante. Già era ricco questo, ma avendo un raccolto abbondante, progettò di abbattere i suoi magazzini, di costruirne altri più grandi, più abbondanti, più capienti e di riempirli con questa raccolta abbondante. E dirò a me stesso, diceva questo Signore, anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Sono proprio le parole che definiscono la vita di tanti uomini e donne del nostro tempo e di tutti i tempi. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Che il resto del mondo vada alla malora. Tu pensa a divertirti perché te lo puoi permettere. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte ti sarà chiesta la tua vita. Dio gli dice, guarda che stanotte muori. E allora tutti questi progetti che ti stai facendo, che fine fanno? Cioè, noi dovremmo capirla questa lezione. Il Signore ci dà tante volte la possibilità di vivere una vita dignitosa, anche agiata, ma quello che non dobbiamo mai dimenticare è che per raggiungere gli obiettivi di una vita comoda, facile, ricca, non dobbiamo mai passare sopra ad altri valori che sono importanti. Primo valore la giustizia, secondo valore la carità, la solidarietà e poi avere rispetto per i nostri fratelli. Dunque la cupidigia ci acceca, la solidarietà ci apre gli occhi e il cuore. Ecco, cari fratelli, viviamo questa domenica portandoci nel cuore questo grande insegnamento che ci viene da Gesù. Non attaccarci in maniera smodata ai beni, ma essere sempre attenti a usare i beni per il bene non solo nostro,
ma anche dei nostri fratelli. I beni della terra appartengono a tutti e a nessuno è lecito farsene padrone in maniera tale da sottrarli poi a tanti nostri fratelli. Quante disparità, quante discriminazioni, quanta parte dell'umanità vive nella povertà più assoluta. Questo non è giusto. E Dio, guardando queste cose, non è contento. E quindi sono degli autentici peccati che facciamo contro la giustizia e contro Dio quando usiamo male dei beni solo per nostro uso e consumo, e poi se dobbiamo fare un po' di carità mettiamo quattro spiccioli. Perché? Perché non possiamo e non vogliamo dare di più. L'uso dei beni della terra è pensato per essere un uso per tutti, non solo per alcuni fortunati. E quando noi, per godere privatamente dei beni, ci dimentichiamo che abbiamo dei fratelli, noi siamo contro il Signore. E allora, cari fratelli, facciamola questa considerazione. Quell'uomo della parabola si sentì dire: guarda che tu stanotte muori, non ti preoccupare per i grandi granai. E allora non dobbiamo aspettare che poi accada qualche disgrazia o qualche cosa. Facciamo i conti anche con la realtà del limite, della fragilità, della malattia e della morte, e se possiamo fare del bene, facciamolo. Facciamolo con generosità e con cuore aperto. Buona domenica, cari amici.